E non... Bentornati nel mio canale O benvenuti Nel mio canale Io sono Baluccia Sims E oggi Siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Siamo ragazzi tornati In casa Snow Ma... Um, ce l'avevamo lasciati così Con la nostra Aurora e... Uh, Serenella ragazzi pronti a entrare in casa Snow la nostra Serenella ancora è convinta che questa sia un'idea folle, come potete vedere qua. Ma avrò i tamburi nel cervello. Eh sì, lo so, tesoro. Ai tuoi occhi è più che normale che sia così. E, e quindi sì, ragazzi, i nostri eh, le nostre scusate, hanno fatto questo accordo. Vi ricordo l'accordo. <ride> che bel gioco di parole. Dicevo allora, ehm, qual era il patto, appunto? Ehm, la nostra Serenella, ragazzi, stanca dell'ennesima giornata a scuola, non è andata proprio come doveva. Stanca comunque della vita, fra ehm, virgolette, da segregata che sta facendo in casa soprattutto in questo periodo da quando è arrivata Aurora. Ha deciso che è arrivato il momento di, insomma, di farla finita. Di vuole ribellarsi, vuole concedersi un po' di divertimento, vuole vivere, ragazzi, la sua adolescenza come da una parte è giusto che sia. E quindi ha proposto ad Aurora di fare una pazzia, Aurora è molto diversa da lei, no? Ehm, il suo top, per carità, è stato sì andare via di casa, però ragazzi è stato più un gesto per sfinimento, più che per vera ribellione, Aurora non è abituata appunto a ribellarsi, a fare di testa sua, ecco, quel gesto è stato, ma fine per lei, insomma, no? Avrebbe magari continuato a sopportare la... Insomma, la situazione eh, che comunque la soffoca a casa di Flora e Fauna, eh, e Serenella ovviamente, magari che, per chissà ancora quanto tempo. E il patto appunto era questo, um, lei, Aurora, avrebbe consentito di accompagnarla in giro con Serenella, a fare follie per una notte, eccetera, eccetera, in cambio però di un favore, Serenella doveva accompagnarla in un posto, e questo ragazzi è il luogo. Perché siamo qui? Ragazzi, nemmeno Aurora sa spiegarselo. Lei sente il bisogno di rivedere sua madre. Tutti dormono. Eh, ovviamente, vuole vederla, ragazzi, senza farsi vedere perché sa che se varca quella soglia poi verrebbe di nuovo rinchiusa. Questa volta, penso a vita, ragazzi. Eh, questo è quello che crede lei, ovviamente. Magari, che ne, che ne sappiamo noi? Se magari invece le cose potrebbero andare diversamente. Magari gli Snow hanno imparato la lezione, chissà. Fatto sta che comunque, ragazzi, ha deciso di venire qui in un orario in cui sa che tutti dormono e, e questa è la prima tappa, ragazzi, del loro tour, diciamo di questa sera. Io basto comunque, ecco, le, tolgo insomma le mura perché mi danno un po' fastidio. E quindi lei sa. Immaginiamo, la porta è chiusa a chiave ovviamente, ma lei sa che sotto lo zerbino, perché fa, dai, forza, seguimi, e lei, questa è veramente una pazzia. Io non. Non penso sia il caso se le, mie far... se le mie sorelle vengono a scoprirlo Mi chiuderanno in casa per tutta la vita Tanto ci sei già chiusa in casa Quindi immaginiamo che Aurora sappia che o sotto lo zerbino ragazzi O tipo qui dentro il vaso Nella casetta degli uccelli Quello che vi pare c'è una copia comunque delle chiavi Che lei ovviamente non ha Perché lei non aveva bisogno ragazzi di avere una copia delle chiavi Era... viveva segregata in casa Quindi mh, non è che ne avesse bisogno e quindi la nostra riesce ad aprire la porta e possono entrare. Ovviamente, ragazzi, nella nostra fantasia faranno proprio piano piano. Perché ho deciso di mettermi in questo casino? Andrà a finire male, io me lo sento. Eh, lo so tesoro, dai su. Quindi piano piano loro entrano in casa. E Aurora, ragazzi, ha un po' un tuffo al cuore perché, comunque, lei è cresciuta, vedete un sorriso proprio. Ragazzi, a 32 denti, lei è cresciuta in questa casa. Lei eh, ha tanti ricordi di quando era piccola e giocava con i suoi fratelli, tante cose, comunque, no? I suoi genitori, eh, l'amore dei suoi genitori. Comunque, eh, suo padre, insomma, ragazzi, tanti, tantissimi ricordi che in questo momento l'hanno diciamo invasa completamente, no? E quindi è normale sale la botta, diciamo, di malinconia. Viene qui, si guarda un po' intorno, si rende conto che effettivamente in cucina, qui salone, non c'è nessuno e vediamo se la porta, ok, tanto loro, voi potete entrare, e piano piano viene qui, ragazzi. Ora, ovviamente, non appena lei entrerà, si accenderanno le luci, ma nella mia fantasia, io da, già da qua... Facciamo in modo che uh, spegni tutte le luci. Loro sono completamente al buio. Magari c'è giusto qualche. Um, in qualche stanza c'è giusto qualche lucina, così un po' di posizione, sapete, no? Però ecco, lei, per esempio, è rimasta completamente al buio. Quindi, secondo me, le dice tu aspettami qui. Mettiti seduta qui. E lei, oddio mio. E si siede qua. Eh, con l'ansia, ragazzi, giustamente. Non vedo bene, ma sembra una bella casa, però è vero tesoro, sì. Quindi mm, la nostra viene qui, ragazzi, e secondo me, sua madre le sembra invecchiata proprio di colpo. Cioè, um, la trova dimagrita, secondo me, la trova. Um, con un colorito ragazzi che non le piace eh, e si accorge ragazzi che si lamenta nel sonno, come se piangesse, non ha proprio un sonno sereno e secondo me mentre è qui che, che dorme, la osserva, sente anche magari sua madre pronunciare un po' il suo nome. Ovviamente ragazzi ehm, una parte di lei è triste, secondo me dall'altra però vedete è energica cioè secondo me c'è anche una parte di lei che mh, fra virgolette un po' gode nel vederla così nel senso che non per cattiveria ma è un po' come un bentista ecco dopo tutto ragazzi aurora è un adolescente quindi e ovviamente secondo me ora andrà lì si affaccerà ragazzi anche nella, sta nella stanza comunque dei, dei fratelli e lei, quando la vede arrivare, dice: Ma eh, hai finito, possiamo andare via. Un attimo, un attimo. E la segue, ragazzi, ovvio, no? Piano piano, camminando, restando qui sul tappeto, verrà qui anche lei. E secondo me, ragazzi, si guarda da vicino i fratelli: Dice: Ammazza, questo è il tuo fratello! Eh! <ride> È concentrata. Se lo sta studiando, wow. Tipo, no, eh, effettivamente è un gran bel tipo. Fa sì, dice lei, e ce ne ho altri 4. Cioè, meglio, sono in totale 4, ecco quello che intendeva lei. Che poi, no, tesoro, hai fatto male i conti. Perché sono 2, 3, 4, 5. Ce n'hai altri 5, eh? Scusami. E in totale 5, insomma. Lei viene qui. Oh, ragazzi, che sto dicendo? Scusate. Eh. Perché mi sta venendo. Allora, il dubbio: 1, 2, 3, 4, 5. Sì, appunto. Ecco, infatti, perché sono cinque figli, con lei sei. Quindi, poi verrà qui. Ovviamente, ragazzi, noi li vediamo di spalle. Ma immaginiamo che i ragazzi, si, magari, si muovono nel letto. Quindi, che la nostra riesce a vederli perfettamente in volto. Anzi, secondo me, lei si piazza proprio qua. Vieni a vedere anche, insomma, no? Dice, porca miseria. E tu te ne sei andata via da casa tua con questi figaccioni che giravano? E lei, ma che cosa dici? Io non guardo in quel modo i miei fratelli. Bene, in effetti ragione. E beh, tesoro. Poi verranno qui. Perché lei dirà, vieni, ti faccio vedere la mia stanza. Ragazzi, se la stanno proprio rischiando, ma di brutto. Quindi vai qui. Lei stiamo tirando la corda, non dovremmo andare via. Sai zitta, mamma mia che fifona che sei. E a questo punto, secondo me, ragazzi, ovviamente lei in camera sua almeno per ora farà facciamo blocca la porta per per un sim specifico, la bloccherà ovviamente per per loro tre, insomma, no? Ma ragazzi, ovviamente ha semplicemente chiuso la porta chiave insomma ecco non è, che la, insomma, non è che si è messa a chiuderla tre volte quindi in questa stanza ragazzi la nostra potrà accendere accendi questa stanza ecco qua e lei ragazzi rimane colpita perché Facciamo che tu nel frattempo ti prendi cura della tua piccolina, quindi chiedi dei reuditori, chiedi della sua giornata, eh, facciamo che ci parli, insomma ci giochi insieme, poi le darai un dolcetto perché tanto che non ci sei la osservi un pochino, no? E dicevo nel frattempo invece Serenella ragazzi rimane a dir poco, vedete come si sta guardando in giro sconvolta perché... Per carità, la sua famiglia sarà stata anche severa con lei, però guardate che, che reggia ragazzi, cioè lei deve dividere la sua stanza con le sue sorelle, lei ha una stanza tutta per sé e con tutti i comfort, tra l'altro. E quindi secondo me si siede qui eh, e si guarda bene intorno, no? E le dirà qualcosa del tipo, per me tu sei pazza, come hai potuto andare via da questo posto? E lei nel frattempo che parla con Malefica secondo me dice Non c'è soltanto una bella stanza con tanti accessori, non conta solo quello Ero praticamente prigioniera lei Io sarei stata volentieri prigioniera in una stanza del genere Ti dico la verità Piuttosto che essere prigioniera in una stanza che devo condividere con quelle due vecchiacce Ma tesoro non sono vecchiacce, hanno tipo 4-5 anni più di te Non è che ora veramente Guardate Malefica quando la vede ragazzi non era più abituata a vederla loro. Ovviamente, ragazzi, stanno parlando. Ma immaginiamo che stiano proprio sussurrando. Se non che si sa, eh ragazzi, Diana ha una certa età. Quindi, come potete vedere, tra poco il bagno chiamerà. Eh, care mie, vi dovete dare una mossa perché qualcuno potrebbe alzarsi a breve. Quindi, forza, su, salutala. E lei ti prometto che... Oh, torneremo presto insieme. Io e te. E lei intanto si incavola, non ci credo che stiamo facendo tutto questo per un topo. Non è un topo. È un cricetino e lei per me è un topo. Eh, lo so, tesoro, che dobbiamo fare? Effettivamente tesoro è un topo, proprio ragione lei, cioè con tutto il bene del mondo. Però va bene. Ehm... Hai finito di perdere tempo? Oh, mamma mia, non eri tu quella con lo spirito da avventuriera? Stai tranquilla. Se sì, non che, ripeto, eh, ragazzi, l'età è quella che è. Quindi a un certo punto, facciamo di nuovo, mettiamo: eh, ragazzi, dov'è, dov'è, dov'è? Eh, facciamo qui, per esempio, eh, luci automatiche. No, tutte le candele? No, non voglio fare luci automatiche e tutte le candele. Ma a proposito, Mattiana, ma tu qui non hai un, una luce praticamente? Luci automatiche, sempre candele, perché in questa casa viviamo di candele, ragazzi. Comunque va bene, facciamolo da qua: luci automatiche, tutte le luci. Quindi quando la nostra si sveglia, anche perché immagino, ragazzi, che il sonno di Tiana sia molto disturbato, cioè lei è andata via di casa, ma Parecchio tempo fa ormai quindi non. Eh, alcune cose che comunque nella sua. in casa sua sono cambiate, lei non le sa più. Quindi. fai una cosa tesoro, cerca di calmarti però, eh. Perché immagino che lei sia presa del tipo. Ma fammi un po' vedere, ma qui sono. sono profumi quelli là di. E Magari dice la marca di qualcuno e dice: Sì, me l'avevano regalato per il mio compleanno. Questa è i tamburi nel cervello. Se n'è andata da questa casa veramente i tamburi nel cervello. Quindi vieni qui. E immagino che loro stiano qui, stiano tipo guardando i vari accessori di Aurora, non rendendosi conto che qualcuno si è svegliato. Vedete, ragazzi, è la nostra, il sonno sempre disturbato da quando sua figlia non, non è più in casa con lei ovviamente e andrà in bagno nonché a prendere dell'acqua facciamo così secondo me ecco lei sente il rumore della porta che si apre a questo punto e un po nel panico dirà a lei facciamo che si lamenta dei genitori ragazzi ma per farvi capire porca miseria che succede si è svegliata mia madre. Stai scherzando, vero? No, ho sentito il rumore della porta che si apre. Io lo sapevo, io me ne vado. No, 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 sta dicendo lei. Non andare via da quella parte. E si esce dal bagno. Non ti aspetterai che restiamo chiuse qua dentro, vero? Per l'eternità. Oh, lo sapevo, dice lei. <ride> si sta sclerando di brutto. Lo sapevo, non dovevo darti ascolto, dovevamo andare Solo a divertirci, adesso invece ci scameranno e verremo messe in punizione per la vita! Tipo così, eh, lo so, vabbè, eh, ragazzi, che dobbiamo fare? E quindi, la nostra ovviamente dirà, ma no, non ti preoccupare, ha eh, una certa età, ci metterà un po' a stare in bagno. E non è vero tesoro, Ho già finito praticamente, vediamo un po' cosa fa la nostra Tiana ragazzi. Ma al massimo berrà un bicchiere d'acqua e tornerà a dormire, no? E in effetti la nostra, secondo me, ragazzi, poi va qui e si siede qui. Cioè, torna obiettivamente in camera da letto. Quindi, quando lei sente chiudere questa porta e tornare eh, quest'altra a richiudersi, dirà va bene, ok, è il momento. Sei pazza? Sta dicendo lei. Siamo sicure? Ma certo, sono sicura. Aprirà, verrà qui. Immaginiamo ragazzi che verrà qui, sbloccherà la porta, dirà forza, andiamo. Anche perché sono le quattro e mezza. Però tra poco veramente si sveglierà del tutto, dice lei. E quindi ragazzi, a passo lesto, verranno qui. Mentre Tiana invece. Guardate, ragazzi, guardate. Ah. Forza, forza, andate in bagno. Oddio, là, tanto lei dietro. Questa è pazzia. Eh, lo so, tesoro, è pazzia, hai ragione. Mentre lei, ragazzi, appunto, uh, se ne tornerà a letto, dormi, siete uscite? Mamma mia, ragazzi, il brivido proprio. E secondo me adesso ecco le sta sclerando. Tu sei pazza, hai capito? Pazza! Completamente fuori! E lei... Ok, ma hai visto? È andato tutto bene. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Certo, come no? Per un pelo è andato tutto bene. Secondo me, ragazzi, Aurora verrà giusto qui a controllare che effettivamente sua madre... Si è appunto rimessa a dormire, sbrigatevi ragazze, perché sono già le 5. Per fare due azioni in croce, ragazzi, sempre 20 anni. Fai visto? Si è rimessa a dormire. Tutto risolto, sta dicendo lei. Cappero, sono le 5, forse dovremmo rientrare. Sta dicendo lei, non ci penso proprio, me lo avevi promesso. E ho dato appuntamento a delle persone, a delle persone. Certo, a differenza tua, io ho degli amici. Ok, questa è stata un po' cattiva, tesoro, quindi viaggia. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al luogo del raduno della nostra serenella. E ancora sta sclerando del tipo, non posso crederci che mi hai davvero trascinato in quella follia. E basta, sta dicendo lei. Ho oh, capito, va bene. Ammetto che ti ho chiesto un favore enorme, non lo farò mai più, mamma mia, eh sì, hai ragione però, eh. E qui ragazzi, Serenella ha convocato a un piccolo club, che io ho creato ovviamente per l'occasione, e in questo club ragazzi ci sono dei conoscenti più che altro, tra l'altro anche adulto, ma perché hai queste conoscenze tesoro? Vabbè, eh, alcuni conoscenti che lei ha inserito... Nel suo club, secondo me, per esempio, magari possono essere uh, dei vecchi amici, tipo di famiglia, vecchi amici del, della sorella, delle sorelle, insomma, cose del genere. E, um, e secondo me adesso Aurora le sta dicendo: Ma questa è, è grande, non farà la spia, avrà l'età di mio fratello Ray. E lei, ma no, figurati, è un tipo a posto. Quindi ora lei viene qui, lo conosce a malapena, ovviamente, ragazzi, rallegra. Dopodiché ovviamente farà uh, amichevole. Altri sim. Elogia un altro sim e presenterà Aurora. E come avete visto, ragazzi, è arrivato qualcun altro che uh, a parte una faccia tristissima in questo momento. E dice: Ragazzi, questa volta penso che finirò proprio nei casini. Cioè, quasi alle 6 del mattino, Serenella, sta dicendo? È vero che mio padre è anziano, ma. Temo che questa volta veramente mh, mi beccherà. Va bene, un'altra adulta. Vabbè, tesoro, uh, che ti devo dire. E questo, ragazzi, che Aurora sembra aver, come dire, adocchiato subito. Guardate qua! Guardate! Questo bel ragazzotto, ragazzi miei, guardate un po' il caso. Ora ve lo presento, ve lo faccio vedere bene. Io mi auguro che si tolga questa espressione infelice dalla faccia. Questo bel ragazzo, per pura coincidenza, eh ragazzi, voglio dire, è una coincidenza. Bella e buona, si chiama Filippo. Eh ragazzi, Filippo Aurora vi dice qualcosa? Ma chi lo sa. Comunque. La nostra, insomma, sta presentando, no? Del tipo, guarda, abbiamo passato una serata assurda, veramente, non ci crederesti mai, capito dolcezza. Ma tesoro, ma che modo è questo di esprimersi? E fa, comunque qui c'è una mia amica, eh? La mia migliore amica. Credimi, è una bravissima ragazza, te la voglio presentare. Guardate lui che si fa avanti, che ti sta dicendo tesoro? Chiacchiera con Filippo. E lui... Quindi tu sei la famosa Aurora? Sta dicendo lui. Guardate, già pensa ad Aurora. Tesoro, che è successo? Perché sei in lacrime? In lacrime l'idea che tuo padre ti beccherà e potrà, come dire, farti veramente passare i guai? Lei è eccitatissima, ragazzi, lo vedete? Prova a rincuorare. Quindi sei Aurora, come fai ad essere amica di Serenella? E te lo dice uno che la conosce da una vita: da bambini mangiavamo spesso insieme perché, insomma, restavamo in casa da soli molto spesso e cose del genere. Um, con le sorelle che ci facevano da babysitter, tipo. E lei, beh, dai, è strepitosa Serenella, una tipa molto simpatica, sì, ma farebbe scoppiare la guerra anche tra due nazioni perfettamente in pace. E lei, tesoro, vedo che hai già conosciuto il mio carissimo amico Filippo. E lui piacere di conoscerti. Io mi chiamo Giuseppe. Non ce ne frega niente di come ti chiami tu. Bello. Lei è totalmente presa in questo momento. Guardate come lo sta fissando, ha occhi soltanto per lui. Il tizio, eh, secondo me, nemmeno risponde, ragazzi, perché secondo me proprio no. E direi che a questo punto farà un po' a lui la stessa cosa. Eh, ovvero farà amichevole. Altri sim. Eh, mamma mia ragazzi, di già, elogia un altro sim perché lui, lei ovviamente, quello era lo scopo di elogiare Aurora Reputazione eccezionale, Aurora è fenomenale, sono felice di conoscere, vabbè non ti ha nemmeno rivolto la parola Mi dice Filippo ti volevo presentare la mia carissima amica Aurora Vabbè, piacere mio Aurora, oh Beh, il piacere in realtà è tutto mio. Eh, sta dicendo... Io però sono venuta qui senza un Simoleon, quindi non so, non vorrei rovinare l'atmosfera. Lui, ma figurati, qualunque cosa... Ci pensi tu ad Aurora, vero? Qualunque cosa, Filippo, va bene, certo, assolutamente, per me non è un problema. Sta dicendo, il problema è l'orario in cui mi hai convocato qui. Mio padre si sveglia presto, spero per te che non mi beccherà oppure mi farà... Lui, lei non sembra molto interessante, ma stai scherzando, caro mio, perché sei depresso in questo momento. Uh, magari lui dirà, non è per te, eh, Aurora, ma è l'orario, insomma, che è un po'... E lei magari cerca di rincuorarlo, cioè ha capito che pure lui ha un padre che è un po' rompipere, quindi lascia stare il gruppo. Quel tizio non capisce niente. Ora gli ne vado a dire quattro, ma no, no, non ti preoccupare, non c'è bisogno di innervosirsi. Eh, ha ragione, cioè, sono le sei del mattino. Piuttosto, ma le tue sorelle non è che tipo si alzano presto per dipingere o fare altre cose, vero? No, fortunatamente il sabato dormono fino a tardi. Ok, perfetto, quindi ci è andata bene. E lei, invece, secondo me, continuerà tipo a chiacchierare con lui, fa un'imitazione, farà tipo l'imitazione di Filippo, e poi dirà: Andiamo a mangiare qualcosa avanti. Sperando che di non incontrare qui il mondo. Allora, ragazzi, questo è un lotto. Io non so se ve l'ho mai mostrato perché non mi ricordo una cippa lì, Però mi sembra di no. Ordina del cibo. Facciamo piatto da portata di carne. Ma sì, dai. Tanto paga Filippo. Eh, <ride> ragazzi, questo qua è un lotto molto, molto carino. Fatemi mettere in pausa così cerco di mostrarvelo dalla galleria. Perché se posso, ci tengo sempre, ragazzi, a dare i meriti, ovviamente, a chi li ha. Quindi vediamo ragazzi se riesco a trovare... Uh, oddio, si chiamava tipo uh, Cube, qualcosa del genere ragazzi. Eccolo qua. The Cube infatti di Mona Monday. È un lotto ragazzi molto molto carino. E appunto c'è questo locale nuovo a Newcrest. E la nostra ragazzi lo sapeva insomma che c'era questo locale nuovo a Newcrest. E ovviamente, dimmi che sei... No, tutti adulti. Sapete che vi dico? Io vi sbatto fuori dal club perché mi avete scocciato. Cioè, come fate ad essere tutti adulti qua? Via, via. Via gli adulti, ragazzi. Sono tutti adulti. Io pensavo fossero degli adolescenti, ma anche no. Ciao, è stato bello. Finché è durato, anche no. Eh, scusatemi tanto. E lei secondo me si avvicina e gli dice... Ehm... Mi dispiace se in qualche modo ti abbiamo potuto causare dei problemi, Filippo. E lui, no, no. Oddio, no, non è per te. È che vedi, è. È Serenella, capisci? Lei, no, però io non ti voglio qui. Non ti voglio qui, quindi per cortesia, mandiamola ma via, ragazzi. Abbiamo fatto anche la rima. Uh, non ti vogliamo qui. Ciao. Fai in modo che il team se ne vada immediatamente perché veramente non ti vogliamo. È che vedi, lei non si rende conto certe volte, no? Che non può fare sempre quello che le pare. Mi aveva detto un orario e. e invece poi non è stato quello. Va bene, ok, quindi. non fare il difficile, però bello di casa adesso. Discuti dell'umore triste. Ok. Noise, ah, lo so, è vero, lei è un po' matta, però insomma, sembri un fiore appassito, cioè. È vero, ci conosciamo appena, ma sei sicuro che non ci sia solo questo dietro? Io, per carità, non voglio impicciarmi, però, ecco, se hai bisogno di parlare, immagino che lei stia dicendo, no? Ehm, proporrà un piano folle, nel senso che dirà mi rendo conto che è un'idea un po' folle, ma se avessi bisogno di parlare, sappi che puoi contare su di me, anche pittura? per una partita a carte. P <ride> sta dicendo? P Oh, non so, mm, Preparare degli strani intrulli magari poi da mangiare? È come se fossimo un principe e una principessa. Tesoro, si vede che con i, i ragazzi tu proprio eh zero. Lei ragazza è estremamente impacciata in questo momento. Fatemela trovare e lui principe e non crederai ancora a queste cose, vero? Insomma, siamo grandini. No? Sembra più una domanda, tesoro. Ok, perfetto. Diciamo che l'incontro con Filippo non sta andando benissimo proprio, eh? <ride> Sai, scusami, è la prima volta che esco. E lui, È la prima volta che esci. Davvero? Cioè, sei seria? Beh, sì. Eh già, caro mio, lo so. È difficile. Che cos'è? Impara a conoscere. Sì, dai, proviamo a imparare ancora un altro po' a conoscere. Lei, secondo me, ragazzi, mangia qualcosa e poi va in pista. Assolutamente, a costo di ballare da sola, ma assolutamente sì. Quindi, eh, stereo, accendi, facciamo hip hop. Dopodiché facciamo anche pannello di controllo, imposta il volume, basso. Vieni qui e balla. Lei ragazza è più presa da Filippo, no? da questo ragazzo molto carino, però vorrei che entraste a parlare altrove perché così è veramente scomodo. Quindi facciamo una bella cosa, magari dice vuoi entrare? dice lui, magari ci sediamo da qualche parte a chiacchierare. Non so, magari hai freddo. Beh sì, grazie, che pensiero carino. Vediamo se troviamo però un posticino. Oh, magari ci possiamo accomodare qua. Sediti insieme, ovviamente senza di lei, ragazzi. eh Lascia fare. Fatti gli affari tuoi, tu stai mangiando. E lei si guarda ovviamente intorno, estasiata, ragazzi, secondo me del tipo wow. Che figo, mi non avevo mai visto un posto del genere. Eh, lo so tesoro, eh. Dai. Sotto certi aspetti hai fatto bene a fidarti di Serenella. Mamma mia Filippo, tesoro, riprenditi. Che è successo? Ti è morto il criceto? Eh, spero davvero di no, perché sarebbe una cosa molto triste, però... E lei, appunto, vedendolo così allegro, ma è ancora fiducioso, meno male. Cerca di. così triste, dicevo, cerca di rallegrarlo un pochino di conoscerlo un po', di discutere dei suoi interessi. Dai, su. è vero, forse stiamo facendo un po' una follia. però, non tutti i mali vengono per nuocere, no? Dopo la tempesta c'è sempre il sole, e secondo me non avrei più giornate di pioggia dopo oggi. Magari sì, hai ragione, dice lui. Effettivamente, grazie a Aurora, ragazzi, è felice adesso. Secondo me, ragazzi, si è incuriosito quando lei le ha detto: Questa è la prima volta che io esco con degli amici, vengo qui in un locale da sola e ora, ragazzi, che a parte le lacrime agli occhi, ma guardate che carino che è. Ovviamente, ragazzi, l'ho creato io, <ride> guardate un po' le coincidenze. E lui si chiama appunto Filippo Spell. Quindi dice: Ma davvero non sei mai uscita in un posto? Non sei mai venuta in un posto simile? Che ne so, neanche per un cappuccino dopo aver passato una nottata intera in discoteca. Lo so, ti sembra una lama, ma io non sono proprio mai stata in una discoteca. Abbiamo scoperto che Filippo è un tipo sicuro. Eh, lo so, alla mia età non dovrei perdere tempo a prendere mosche, però è così. Eh, sto dicendo: non è che sono stata tipo rinchiusa in una torre dove mi hanno risucchiato tutte le energie vitali dei pipistrelli. È che ho una famiglia molto protettiva. Cioè, se conoscessi i miei fratelli sembrano tutti dei robot. Oh, mamma mia, davvero? Beh, sì, non è che sono effettivamente dei robot. <ride> Mica ti racconto delle palle. È che sono delle persone molto, molto, molto protettive con me. Ma vabbè, non voglio annoiarti con la mia storia e quindi lui, no, beh, mi ha incuriosito invece. Quale sarebbe questa storia? E lei, ragazzi, ovviamente farà conversazione profonda. Dice forse ti, on, ti annoierò, magari, nel raccontartela. E secondo me, ragazzi, oh mamma santa, usa una battuta di abbordaggio audace con qualcuno. Tesoro, davvero? Eh sì penso che non ti rimanga proprio del tutto indifferente eh. Senti però fai una cosa perché mi fate soffrire Quindi facciamo così Mac dresser Facciamo cambio outfit E ovviamente fa un certo frio ragazzi però Insomma toglietevi i cappotti perché mh, Veramente è una tristezza qua Quindi anche tu facciamo mac dresser Cambia outfit Sempre rimanendo insomma così Mettiti questi e faremo la stessa cosa anche con lui, ragazzi, perché... Ma come chiedi del fichi fichi, tesoro? Ora mi sembra un po'... insomma, un po' esagerato. Facciamo sempre Mac Dresser anche con lui, cambia outfit. Lei in questo momento proprio è... Come posso dire? Senza paura, ragazzi, si butta. Diciamo... Macchina da ballo, lui sì, è una macchina da ballo ragazzi, perché io ho immaginato il principe Filippo, loro ballano comunque, no? E quindi lui è una macchina da ballo ed è sicuro perché eh, dopo tutto ragazzi affronta un drago, che in questo caso sarà la famiglia di Aurora, secondo me, per, stare, per salvare la sua principessa. E quindi lei adesso gli ha raccontato la storia, eh, nel senso gli ha detto io sono fuggita di casa, sono ospite a casa di, eh, di Serenella, sai? E lui ma davvero? Perché? Insomma, gli ha un po' raccontato della sua famiglia del fatto che la tenevano sempre chiusa in casa, che lei più volte ha cercato di convincerli a un po', darle un po' più di spazio, ma loro non l'hanno mai presa sul serio, non l'hanno mai ascoltata e quindi ha deciso di arrivare a questo gesto estremo. Per ehm, cercare di far capire alla sua famiglia che appunto non. Ehm, non può più vivere così. E secondo me ora lui sta dicendo: Ma guarda, ti capisco. Per carità non sono ai tuoi livelli, ma anche io con mio padre, credimi, da quando mia madre non c'è più. Sembra come impazzito. Sono anni ormai che mi tiene Filippo è studente del liceo presso liceo, che okay, va bene. Mi tiene praticamente quasi sotto una campana di vetro. Che stai facendo? Ah, adula, ok. Fa, però non mi sembra che tu abbia perso il sorriso, no? sta dicendo lui, beh, cerco sempre di trovare il lato positivo, sta dicendo lui. E secondo me, ragazzi, eh, lei qual qualcosa prova, cioè, ehm, è la prima volta che si trova a parlare con un ragazzo e, e sente che c'è comunque del feeling, che vedete comunque piano piano l'amicizia sta salendo, no? E lui dice, la tua storia è davvero particolare. Beh, lo so, ti sembra una tipa strana più che strana sei particolare. E quindi sei venuta qui stasera per concederti o meglio questa mattina per concederti un po' di musica e lei beh, sì, voglio divertirmi. E lui beh, io sono felice di divertirmi con te. Eccolo là, ragazzi, è partito. È partito Filippo, ragazzi, ce lo siamo giocato, perché secondo me comunque eh, all'inizio non ha dato molto non ha osservato bene la nostra aurora, secondo me ragazzi, all'inizio. Era preso a discutere, oddio scusate, era preso a discutere con Serenella. Poi l'ha vista ben da vicino, cioè secondo me quando ha detto lei non la trovo interessante, del tipo non mi interessa chi lei sia, non dovevi presentarti a quest'ora. Ecco, secondo me è stata più una cosa del genere quella che ha detto Filippo. E lei, vediamo un po' ragazzi, fai un pisolino, no tesoro, ti prego, eh, dai. Non mi sembra proprio il caso, stringi un'amicizia, questa è una cosa bella. E guardate già la barra del romanticismo, un po', come dire, no? Si è, è aumentata. Quindi, vediamo un po', lui chiede, le chiederà, lei chiederà a lui se è single, perché immagino dirà, tu piuttosto, la tua fidanzata non, non si arrabbierà quando scoprirà che sei stato fuori... Tutta la notte, insomma, non è gelosa della tua amicizia con... Guardate lui quanto è rosso, ma lui... Oh! Lui già è flirtante, ragazzi. Buonanotte proprio. Tu sembri una ragazza fantastica, Aurora, sta dicendo lui. E lei... Vedete, lei non... Non sa bene ciò che prova, ragazzi. Non prova del romanticismo in questo momento. Secondo me è eccitata più che altro dalla situazione. Talmente eccitata da, da essere confusa. Secondo me, dalla situazione che sta... Vivendo in questo momento e sta dicendo tu insomma, la tua fidanzata non è magari arrabbiata all'idea che sei così amico di, di Serenella? E lui dice: Guarda, no, io eh, ho il cuore liberissimo come un razzo che spicca il volo nel cielo. E lei. Ma davvero? E lui, certo deduco che perché immagino che lui le starà domandando, deduco che anche tu insomma non avrai una persona speciale. E lei beh, no, a dire il vero no. Ecco, fai di nuovo una conversazione profonda. E dirà, veramente no. <ride> Capirai, conoscendo i miei fratelli sarebbe la morte di qualcuno se io. Qualcuno di loro ne morirebbe se io mi fidanzassi, sicuramente. E lui, ragazzi, è già va in allarme. E quindi cosa farai? Tutta la vita non troverai una persona per te per, il... per non causare un dolore alla tua famiglia? E lei, ma no, non ci penso proprio. Io, anzi, non vedo l'ora di innamorarmi. Beh, magari hai già trovato qualcuno e. Ancora non lo sai. Sai, a volte uno non dovrebbe perdere tempo a prendere mosche, a guardarsi troppo intorno, dovrebbe semplicemente ascoltare il proprio cuore e, come dire, lasciarsi andare. Sai, è che non sono abituata, insomma, a casa mia ehm, sicuramente avrebbero chiamato la polizia, cioè chiamerebbero la polizia se sapessero che sono qui a parlare con un ragazzo appena conosciuto, fuori per tutta la notte, cioè sono dei dinosauri a casa mia, capisci? Non, non vogliono proprio lasciarmi vivere. E quindi sì, è una cosa un po' folle per me essere qui, insomma, avere questa... Averti conosciuto, sta dicendo lei, no? Uh, fai di nuovo una conversazione profonda ah, Ma fortunatamente so che non arriverà la polizia, quindi uh, Insomma, mi, mi sto divertendo, sta dicendo lei Discuti delle tecniche di ballo Perché dirà, tu sei un ragazzo di mondo invece, immagino Chissà quante ragazze ti fanno il filo Lei sta cercando piano piano, ragazzi, di... È sciolta, è particolarmente sciolta, ragazzi Complimentati anche per l'abito. Beh, sai, in realtà. non così tante come fai pensare tu. E dimmi un po', ti piace la musica? Insomma, io l'ascolto volentieri, sta dicendo lui. Beh, sì, io amo la musica. Più che altro amo ballare, sta dicendo. Ma davvero? E come dire, vieni qui spesso a ballare? In questo posto? Credo che costi moltissimo a Leon venire qui. Sempre, insomma, sta dicendo lei. Ecco, chiedi un appuntamento. Eh beh, tesoro mio. In questo momento i compiti sono l'ultimo dei tuoi pensieri. Mi sembra anche giusto. Hai stretto un'amicizia con lui. Quindi direi di ballare al ritmo dell'esibizione del DJ. Tesoro, anche no. Però direi che lui può dirle. Senti, che ne pensi? Andiamo un po' in pista? E lei, ma io non so come si balla. Non, non sono molto brava. E lui, va? Balliamo insieme. L'importante è, come ti dicevo prima, imparare a lasciarsi andare. Ok, e visto che ci sto quasi, quasi oggi mangerò anche un po' di cibo spazzatura. Ma guarda, quello lo mangia a casa quando cucina fa una, tesoro. Non c'è bisogno di eh, venire qui, insomma, per provarlo. E lui dice, forza, buttiamoci. Eh, però qui. Ma no, tesoro, vai qui. Vai qui insieme, forza, chioda. Senza di lei, perché lei ragazzi secondo me aveva già tutto in mente. Tesoro, tu devi andare in bagno, ma avevi ah, ordinato per mangiare qualcosa? Non hai mangiato una cippa praticamente? praticamente? Di nuovo fame? Prenditi una bella porzione. Forza su, dopodiché andrai in bagno. E quindi ragazzi io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Uh, chiedo scusa se magari è durato un po' di più però ci tenevo particolarmente, lo stavo aspettando veramente da tanto tempo. Io non ho idea di dove siano i bagni qua, ragazzi. Anzi, scusatemi se non vi ho fatto vedere bene il lotto. Però insomma, eccolo qui, è veramente molto molto carino, guardate. Molto, ha una struttura veramente poi molto particolare. E credo abbia anche il... eh, ecco qua il piano di sotto per l'appunto. Quindi. Tesoro mio, poi vieni in bagno Sì, questo locale è molto molto carino ragazzi, veramente E lui secondo me sta guardando l'ora del tipo Ma che, or che orario si è fatto? Eh, già E sì, direi che a questo punto però potete effettivamente ballare insieme Dai, balla insieme No, Filippo non te ne devi andare Capisco l'appetito o qualunque altra cosa Ma dovete ballare Ti prego, vieni qui Ora rimane su lui, vabbè ragazzi ci abbiamo provato Comunque, con la nostra Aurora Che finalmente si concede del sano divertimento Per fortuna che le sorelle di Serenella Dormono fino a tardi Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio Fatemi sapere cosa ne pensate Se vi piace Filippo Se vi piace un po' come è andata Questa uscita tra loro Chiamiamola uscita ragazzi Anche se uscita non è stata effettivamente e... Però sì Che poi te la cavi col ballo in realtà tesoro Non fare la modesta Ecco, chiama qualcuno al telefono, ora sappiamo chi vorrai chiamare, perfetto, perché secondo me comunque eh, al di là dell'interazione romantica ehm, che non abbiamo fatto, ma sarà Serenella a dare il numero di Filippo ad Aurora ovviamente. E, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se come coppia magari i ragazzi vi piacciono. E con questa uscita vi comunico che abbiamo portato a termine un altro obiettivo della generazione di Aurora, perché dovevamo uscire eh, mentre i genitori dormivano. E in questa occasione lei avrebbe incontrato il suo amore, ovvero Filippo, ragazzi. E proprio per questo motivo, ormai l'avrete capito, sono andata a casa di Tiana. Lei ha fatto un salto lì proprio per dimostrarvi che è uscita, mentre appunto ehm, sua madre dormiva, ecco insomma, visto che l'unico genitore che le rimane è lei. Quindi, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della, descri della descrizione dei miei video, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. La programmazione del canale i miei playlist i link a canale dei miei amici youtuber quindi mi raccomando ragazzi andate in tutti i loro canali iscrivetevi attivate la campanellina mettete mi piace ai loro video ma soprattutto commentate ragazzi mi raccomando perché ricevere commenti da parte vostra è veramente veramente importante e, e anche molto piacevole ovviamente e quindi ragazzi che dire fatemi sapere davvero cosa ne pensate io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio Davvero fatemi sapere se vi piace Filippo, perché sono curiosissima. Ora che non ha più le lacrime agli occhi, io cerco di farvelo vedere di nuovo. Eccola, gli occhi chiusi. Bene, fantastico. Non ce la farò mai, ragazzi. Eccolo qui. Magari poi nella prossimamente... Però è molto carino, a me piace molto, sinceramente, ragazzi. Fatemi sapere. Vi abbraccio forte. Sul, sul simmers. E non...